problemi, disagi e ritardi per i teramani che usufruiscono dei contributi dell'autonoma sistemazione per aver dovuto abbandonare le loro abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero dei recenti eventi sismici. In questi giorni il Comune di Teramo ha richiesto con urgenza a tutti coloro che beneficiano della misura assistenziale di comunicare all'amministrazione, che a sua volta deve rendicontare al Ministero, alcuni dati sulla loro attuale situazione, pena la sospensione dell'erogazione relativa alle mensilità di settembre e ottobre 2017. Già, ma siamo a novembre e molti degli sfollati, e per la maggior parte ATER, si chiedono come fare a rispettare i contratti d'affitto che prevedono invece il pagamento mensile. Questi ritardi come si riflettono sulla vostra vita di tutti i giorni? Beh, si riflettono sul fatto che comunque tu l'affitto lo devi pagare tutti i mesi e quindi chiaramente ti porta ad avere delle spese che non avevi in programma, insomma, e quindi è chiaro che le difficoltà sono quelle. I proprietari vi aspettano nel pagamento? Sì, diciamo di sì, che anche perché pure loro capiscono, però non in tutti i casi, noi parliamo con altre persone, io magari sono fortunato, però non tutti hanno questa fortuna, anche perché pure gli altri, pure chi è proprietario ha problemi, quindi cioè, le tasse le dobbiamo pagare tutti, insomma, alla fine. Lei è appena tornato dagli uffici comunali, che cosa le hanno detto? Praticamente hanno riconosciuto ovviamente che ci stanno attualmente delle piccole difficoltà, o meglio, più che piccole, delle difficoltà concrete, perché alla luce di queste novità con cui dal centro hanno chiesto i dati degli inquilini oppure dei proprietari dove ci appoggiamo, dove si appoggiano gli sfollati, e questo quindi comporta che prima di avere questi dati i soldi non arriveranno. Quindi noi ci raccomandiamo pure a tutti gli sfollati che sono in autonoma sistemazione di accelerare le comunicazioni, del semplice codice fiscale degli inquilini oppure dei proprietari dove si appoggiano, praticamente, perché altrimenti le autonome sistemazioni non verranno erogate, non per una questione di cattiva volontà, ma per una questione di procedure, che prima bisogna comunicare questi dati e poi il centro nazionale o la regione manderanno questi soldi. La solita vecchia burocrazia che tiene conto maggiormente dei numeri piuttosto che della vita delle persone.